Lezione contadino allegro. Siamo in quattro quarti. Iniziamo studiando la mano sinistra, che è la parte melodica. Posizioniamo il 5 sul Do e poi il 4 sul Fa, che sarà una nota più lunga. In questo modo verrà così. Poi spostiamo l'1 sul Si bemolle. Facciamo scivolare l'1 sul La. Visto che si ripete, ma passiamo a studiare gli accordi della mano destra che sono solo di accompagnamento. Mettiamo 1, 3, 5, 1, 2, 4 su Do, Fa, La. Poi andiamo su Fa, La, Do con 1, 2, 4. Poi su Fa, Si e Re. Poi ancora su Fa, La, Do. Poi su Mi, Si, Do, facendo l'ultimo più lungo. Poi studiamo gli ultimi accordi in modo che vengano corti, visto che in mezzo c'è solo una pausa di groma, quasi pizzicati. Allora facciamo Do Sol, Fa Sol Si, Mi Sol Do. Ok, dopo aver studiato le due parti separate, quando si sanno molto bene, passiamo a studiarle insieme. In questo modo verrà così. Studiata la prima parte, si passa alla seconda della mano sinistra, che ha la stessa melodia della prima, solo con note diverse. Si bemolle Sol con 1,5, Do Mi con 2,4 e Fa con 1. Dopo studiato questo, andiamo alla mano destra, che è importante quando si studia, trattenere la seconda nota quando si fanno gli accordi che sono più leggeri in quanto solo di accompagnamento. Fa la stessa melodia della sinistra, solo con l'aggiunta degli accordi. Poi solo accordi. Poi si studiano gli ultimi accordi come nella prima parte. Re Sol, Si Do, La Do Fa. Dopo che si sanno perfettamente tutte e due le mani, si prova a metterle molto lentamente insieme. Aiutarsi con un metronomo per aumentare piano piano la velocità di tutte e due le parti, ripetendole tante volte insieme. Alla fine dovrebbe venire in questo modo.